amici, un saluto da Jethro De Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Oggi andiamo avanti con la seconda partita di questo incredibile Euro 2000. Dobbiamo affrontare l'Ungheria, che abbiamo già affrontato due volte. È un'avversaria insidiosa. In questo momento se la sta giocando con noi in cima classifica. Ma se dovessimo vincere noi, abbiamo la qualificazione in pugno. Pareggio, tutto aperto. Sconfitta sarebbe grave, sarebbe molto grave. Peruzzi, Maldini, Panucci, Cannavaro, Torricelli, Francesco, Dino Baggio, Totti, Fuser, Del Piero e Chiesa. Riproviamo il team vincente della partita precedente con la tripletta di Chiesa e il golasso di Del Piero. Buonasera gentile pubblico, sono qui stasera per presentarvi il match di Euro 2000 fra Italia e Ungheria e a commentare per noi la partita ci sono Giacomo Bulgarelli e Massimo Caputi. Siamo qui in casa del Royal Sporting Club di Charleroi. Lo stadio è pienissimo e non è stato facile entrare e prendervi posto. Un posto qui accanto a me ce l'ha anche Massimo Caputi. Non vedo l'ora che inizi, Giacomo. Totti. Vai che ci Gioca siamo. bene in avanti. Vai, vai, vai. Da qui! Deviazione del Bellissima! portiere. Un Segnava grande se non la flash, bisogna toccava lui. dire. Primo intervento senza problemi per il portiere. Niente da fare, peccato. Amari. L'Italia c'è oggi. Bel Gioca in tempo, fra avanti. l'altro. Gioca di testa all'indietro. Raccoglie la palla vagante. Oh, scusatemi, è Torricelli. stata veramente brutta questa. Chiesa. Vai. Pallone giocato con la testa all'indietro. Splendida parata del Ancora che portiere. parata di Lunghe le Chiarelli. dita. Grande talento Prova a da parte passarlo del sul secondo portiere. attaccante stavolta. La Incontra posizionamento bene era il pallone bello. con la testa e lo gioca all'indietro. Fuori gioco era. Giocatore colto in posizione di offside e l'arbitro interrompe il Era gioco. talmente una bella azione. Mette giù la palla di Mi piace petto. come l'ha recuperata. Difesa solida. C'è Cannavaro. Vai. Ah, che intervento. Palla Ci ha allontanata spinto fuori. dall'area, ben giocata. E ferma la palla di petto e la mette giù. Chiesa. Fer. Ok, come va qua? Ottimo Dombi. passaggio. Torricelli. Cannavaro. Vai. Del Del Piero. Piero da qua deve segnare. Gol! Rete meravigliosa. Palla di precisione fra palo e traversa. Perfetto. 1-0 per gli azzurri. Virtualmente qualificati, ma siamo solo all'inizio. Vale la pena rivedere l'azione. Che spettacolo. Che spettacolo, veramente. 1-0 quindi. Chiesa. Buser. Ci ha Grande provato di intervento del nuovo, ma portiere che riesce a nulla da deviare. fare. Egressi. Dardai. La tesiera del Grande fuorigioco scelta di tempo può dell'ultimo sempre difensore. funzionare, Corsos. ma un po' meno se c'è il gioco corto. Ma Del Piero, va come si allarga, va come si allarga, va come Del si allarga. Ah, Piero. Fer. fallo. Fallo inevitabile. No, non Calcio di tiro da punizione. qua. Sì, potrebbe provare anche il tiro di E potenza. posso provarci, perché no? Brutto, brutto, terribile Portiere anzi. fa sua la palla. Sembrava una bella idea. Sembrava. Ci sarà rimessa Ma laterale. sì, lasciala andare fuori. La somma Totti. andà. Ok. Amar. Il portiere interviene con calma sul tiro da lontano. Sgombra la zona a rischio. Ok, ci Totti. siamo. Vai. Azione. Attenzione del Bentaleb. pericolo. Oh! No! Ma porco. Rinvio con classe. La palla è allontanata Fastidiosa, dall'area. ragazzi. Fastidiosissima questa. Il portiere riesce a toccare la palla con la punta delle Da dita. Ha impazzire. reagito bene alla pressione. Manca il bersaglio con il colpo di testa. Tosta questa Rilievo per la Ungheria, difesa. tosta. Panucci. Vai. Chiesa. Sta No, tentando di questo liberare. intervento.
Dardai. Pensate che poi è solo riscaldamento in vista della fase finale. È solo riscaldamento. Femina, un primo tempo equilibrato. 1-0 il punteggio. Va bene. Comunque, non male, non male, non male. Primo tempo abbiamo fatto di più noi. Fine del riposo. Tutti pronti per ricominciare. E come avete visto, l'Ungheria stringe i denti. Dombi. Sì, è entrato bene sulla palla. Sono davvero il team più pericoloso. Corsos. Maldini. Passaggio in avanti. Ok. Faticoso. Visto che siamo nel secondo tempo, aspettate un attimino che vado all'azione. Ora lo posso dire. Respinge la palla con sicurezza. E se vi piace ciò che state vedendo, potete lasciare un like al video. È un piccolo gesto, un grande contributo per far crescere il canale e anche questa serie positivissima su Euro 2000. Buona idea comunque. Vorrei ringraziarvi uno per uno per essere rimessa con me, con i piedi effettuata dal portiere, ad accompagnare l'Italia e gli azzurri in questa avventura. Passaggio fortunoso. No. Ok. Scontro aereo. Amar. Vai. Bel passaggio. Ci siamo, è la sua occasione. No. Non molto pulita questa entrata. Ho visto. L'arbitro lascia correre. Non mi è piaciuta per niente. Ma noi dobbiamo resistere. Egressi. 2-1. Egressi. Amar. Urca. Questione di centimetri. Rimessa battuta dal portiere. Totti. Rutschka. Ok. Colpo di testa in avanti. Filtrante, ma non sapevo che l'ha sbagliato. Regalato il possesso di palla. Va bene, tempo di fare un cambio. Allora, oggi vogliamo premiare De Piero. Vogliamo l'invisibile De Piero 2, che è più scritto Inzaghi e non Inzaghi. E ci mettiamo stavolta proprio il vero Inzaghi. Cannavaro. Vabbè, passa l'amico invisibile. Ok. Pallone a lato dunque. Esce Enricone Chiesa, entra Filippo Inzaghi. Ed ecco la prima sostituzione della partita. Fer. Usiamo la strategia del pressing, dai. Panucci. Totti. Vai, bella. Il portiere non riesce. Chirali a... fa un miracolo. Meravigliosa parata. Saltano entrambi. C'è Alex. Deve allontanare. Egressi. Peccato, ragazzi. Torricelli. Perso il possesso di palla. Del Piero. Mi sembra il migliore in campo fino a questo punto. Incredibile salvataggio. Parata da ballerina, proprio. Non era facile, ottimo intervento. Prodigioso. Baggio. E segna Filippo Inzaghi. Il team d'attacco della Juve, del Piero Inzaghi. Ecco il replay dell'azione. Altro grande gol. 2-0. Ora sì che la vediamo questa qualificazione. Perdono il possesso della palla. Possiamo quasi brindare. Di Francesco. Ben giocata dal difensore. Stop di petto. Paratone di Peruzzi, si subì a sto gol. Serie prima tutto. Direi che lo hanno svegliato Giacomo. Il portiere blocca. Bella parata. Lo stanno tenendo impegnato Giacomo. Palla spazzata via. Baggio. Lo sapevo che non prendevamo noi. Rutschka. Attenzione ancora. Possiamo ancora fare un'azione. Cross. Gioca bene e allontana il pericolo. Ok. Manca poco. Del Piero. 2-1, ma non riesco a togliere. E arriva sulla palla. È ancora Filippo Inzaghi. Occasione sfruttata benissimo. La palla va all'incrocio dei pali. Sembra l'esultanza di Battista. Del Brescia. Possiamo rivedere l'azione del gol. Che gol. È stato bravissimo Inzaghi. Boh, direi che è meritata. Non ci sono dubbi su questo.
Ungheria che ha fatto bene, ma non basta. Allora, adesso qua stanno perdendo tutto in difesa, sono stanchi. Straordinario riflesso del portiere che riesce a toccare. Andiamo al secondo attaccante che di solito prova la, la giocata di testa all'indietro. Rovesciato, semirovesciato, sforbiciata varia. C'è stata una sola squadra in campo. 3-0 il finale. Siamo qualificati, indubbiamente. Bella, bella. Tutto molto bene. Ok, il nostro obiettivo alla prossima partita sarà di fare almeno un punto e assicurarci il primo posto. Il primo posto degli azzurri. Ma cercheremo di vincere anche quello, ovviamente. Contro il Belgio, che è un bel team, ma non è quel Belgio attuale e pericolosissimo. Quello che poi vinse veramente gli europei. Non quel Belgio. Comunque l'Ungheria si conferma al primo posto nel nostro girone, fatemi fare avanti, quindi dunque poi ci sarà il Belgio come abbiamo già visto, ma vediamo intanto tutto ciò che ci riguarda e che riguarda gli avversari. Francia si qualifica, non vi preoccupate, la Francia rimane, so che la volete vedere contro di noi, è rimasta, ha punteggio pieno, con 5 gol fatti e 2 gol subiti, Austria si qualifica, Slovenia e Portogallo eliminate. Qua non ci abbiamo nulla ancora, del gruppo C, la Germania è prima, ma per poco, girone di ferro, anche la Repubblica Ceca e la Svezia potrebbero ancora farcela, l'Irlanda del Nord, bello, bello, bello. Inghilterra anche qui, sono due, quindi chi lo sa, dovremo aspettare la prossima, il verdetto arriverà alla prossima partita. Grazie a tutti, ci vediamo dunque la prossima volta per il gran finale del girone. Ciao!